Pace e bene a tutti. Maria di Nazareth, Maria in cammino. Sì, viene verso di noi. Maria è sempre Maria. Ma quante belle immagini di Maria. Contempliamola così. I suoi occhi che risplendono della bellezza del suo cuore. Anche le sue vesti rappresentano la regalità completa, l'azzurro del cielo, il colore poi del mare verde nella gonna lunga mentre cammina, e il colore della terra intorno alla vita, ma la sua ricchezza è che è giovane mamma, forse 15 anni, incinta di Gesù bambino. Gesù è Dio, è madre di Dio. Tra i suoi capelli le 12 stelle, i capelli mossi dal vento, simbolo dello Spirito Santo che la conduce, le sue mani, la mano sinistra rivolta verso il seno dove c'è la vita, Gesù. La mano destra è tesa verso di noi. Ciascuno può prendere quella mano ed essere accompagnato da lei. Dove? Verso il centro della vita che è solo Gesù. Il suo grembo è hortus conclusus, è vergine, è fonte sigillata, come dice la scrittura. Giardino. Lei è tutto un giardino. Canta, canta il Magnificat, mentre giunge a Incarim presso la cugina Elisabetta, ed entrambe esultano di gioia per la maternità. Lei, madre di Dio, Elisabetta, madre del precursore, piccolo Giovanni nel grembo materno. Ma dove andrà? Dove arriverà Maria? Non c'è popolo che non la conosca. Hanno voluto cercare chi fosse la donna più conosciuta, più stimata nel mondo. Ebbene, la ricerca ha detto Maria di Nazareth, lei che viene da una cittadina sconosciuta, Nazareth. Lei, una vergine che nessuno poteva immaginare, anzi, perfino Giuseppe cercherà di evitare quell'offesa gravissima, perché incinta e lui ancora non sa. Ma poi gli angeli, un angelo durante la notte lo rassicura, cammineranno insieme nella gioia, perché sono sposi. Ogni sposa si lascia contemplare negli occhi, nel volto, nel tratto dal suo sposo, Giuseppe, lo sposo castissimo. Giungerà forse in Cina, ma in Cina è già arrivata di certo. Noi l'abbiamo accompagnata per 40 nazioni, Maria di Nazareth. Anche a Taiwan, che è Cina, ma lei desidera essere riconosciuta regina della Cina, imperatrice della Cina, di questo glorioso popolo cinese, tanto amato da ogni cristiano. E tanti, tanti, mentre si convertono e vengono battezzati, la invocano madre. Accanto a quell'invocazione che Gesù stesso
ci ha insegnato da ripetere Padre, Padre nostro. Ora anche noi possiamo dire Madre nostra. Il mio cuore immacolato trionferà, dice. Lei è la Vergine della Genesi e la Vergine dell'Apocalisse. Non può non trionfare. Beati coloro che per primi vanno a lei e condotti da lei vanno in tutto il mondo. Allora riceveranno primati presso ogni nazione nei cuori, certo. Guardiamo i suoi occhi, al suo incedere, regale. Sì, lo ripetiamo, per un popolo così amato è imperatrice della Cina. Attraverso gli occhi giungiamo al suo cuore per sapere che presso il Re dei Re, Gesù, Figlio di Dio e figlio suo, c'è la regina, ornata di tutti i preziosi dello Spirito Santo. Madre, Madre di Dio, sempre Vergine Immacolata, sposa dello Spirito Santo. E anche noi la vogliamo invocare così. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Conducici a Gesù. Maria di Nazareth, ti amiamo. Con il tuo cuore vogliamo amare Gesù, vogliamo amare il Padre Celeste. Il cuore di Maria è lo stesso cuore di Dio, lo Spirito Santo, perché lei è sposo. Per questo incontro favoloso di cielo, scenda la benedizione celeste su tutto il mondo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la benedizione della Madre. Maria di Nazareth. Pace e bene a tutti.